Buongiorno amiche e amici sferruzzini e uncinettini. Siamo qua oggi per aggiornarvi sui miei lavori finiti, quelli work in progress e quelli iniziati nuovi, perché c'è qualcosa anche di nuovo, non potevo stare ferma, giusto? Mio dito è ancora un po' gobbo, ma va bene, comincia a lavorare. Per prima cosa la magliettina, che chi ha visto il video sullo spacchettamento l'avevo indossata domenica. E è fresca, è comodissima, è leggerissima, mi piace tanto, me ne farò un'altra di un altro colore. Ho usato quattro gomitoli di lino ed è una taglia M. Il punto ventagli, mi sono dimenticata di portarlo su da fargli vedere. Comunque lo trovate su Pinterest, punto ventagli. Quindi questa finita, via. Finito anche la stola. Se qualcuno la vuol comprare, io la vendo, eh. Beh, vendi la tua roba, tu non No, la abbia. Bene. vendo questa qua. La scriva qua sotto chi la Al vuole. miglior offerente? Sì. O fai un prezzo almeno? Ma adesso ci penso, se c'è richiesta, Allora, questa ti stola vendo la roba. mi vende la mia roba, Dio mio. Allora, questa stola misura 50 cm di larghezza per 100, per 1,80 m di lunghezza. Sono stata chiara? È bellissima Inquadrato anche perché. le mie ciabatte. E Inquadrato le mie ciabatte. cosa hai fatto? Ho inquadrato le mie Beh, ciabatte. bene, così le vedono. Quindi è molto carina. C'è già la foto, lo dico io che è carina. C'è già la foto su Instagram, giusto? Fa un bel giro. In teoria si porta così. Sta bene indossata? Bene. Quindi me la vuoi vendere? Va bene. Guardiamo cosa riesci a racimolare. 6 gomitoli di filato 27 nel colore fucsia e poi ho cucito le perline in fondo così fanno un po' da contrappeso. Sta in pochissimo posto, la possiamo portare anche nella borsa, quindi comodissima. Vi consiglio di farne una. E anche qua c'è il punto, se lo volete ve lo alleghiamo al... Allora, un'altra cosa, passiamo ai ferri. Questo che l'altra volta non ero riuscita a farvelo vedere aperto e poi sono andata avanti un po', eh. Questo qua è quel cardiganino che ho iniziato con le sferruzziamo insieme di Farfilo, Naonis e Mano Maniac Knits, che sono due ragazze che potete seguire perché fanno anche loro dei video su YouTube molto carini. Ecco qua. E questo è il mio gilettino a righe, si doveva fare un cali insieme facendo un progetto a righe e questo è il mio. Naturalmente non ha la finitura del collo, delle maniche e niente, sta proseguendo bene. Adesso ho alternato tutte queste righe piccoline per variare un po'. Sarà molto, molto multicolor. Piace questo? Sì. Va Vuoi vendere anche questo? bene. Sarà una taglia M, anche questo. Quindi questo è andato avanti. Poi c'è quasi finito il mio Link Suede, che ve lo ricordo, è una tecnica mista, metà uncinetto e metà ferri. Quindi io ho fatto un super polso. Quindi abbiamo tutto lo sprone all'uncinetto, poi prosegue con una parte di lavorazione ai ferri, il bordo sotto all'uncinetto, poi il pezzo della manica ai ferri. Io ho fatto questo super polso perché riprende praticamente la lavorazione dello sprone. Cioè io ho diminuito calando il numero dei ferri nel numero dell'uncinetto. E anche passando dalle maglie alte doppie alle maglie alte normali, quindi senza diminuire dei punti, ho solo diminuito quello che è la texture della lavorazione. Ti piace? No. Questo non lo vendi allora? Bene. No. Comunque è veramente carino perché il polso è bello lungo. C'ho un polso, cioè praticamente la manica ai ferri si ferma come a tre quarti, le maniche monche le chiami tu, no? E poi ho fatto questo polso molto alto. Mi piace molto. Ho fatto una piccola variazione. Ho già iniziato anche l'altra manica, quindi questo con un In altro, realtà altri due. volevi far solo prima, secondo me. Eh?
Volevi far solo prima, secondo me. Perché? Non ti piace? Mi dà l'idea che si faccia prima far quello lì. Ma mi piace. Ma si farà prima far quello che quello, no? Sì. Ah. Ecco perché l'hai fatto così lungo. Beh, a me piace. Questo qui mio, non lo vendi ed è mio. Lì. A posto. Scrivetemelo sotto se vi è piaciuto questo maglioncino. Link Sweater. Che lo stiamo facendo con le, col gruppo Le Tester. Poi. Questa è la cosa nuova che ho avviato, quindi ve la faccio vedere dopo, l'ultima. Sono andata avanti anche con lo scialle di Antonio, che è questo qui, col punto dente di leone che mi piace un sacco. Ho fatto un po' fatica a partire perché l'ho avviato non so quante volte, non mi tornavano gli aumenti, non mi tornava. Adesso invece sta venendo bene. Lo sto facendo con il filato round, che per me è eccezionale. E secondo me c'ha la texture giusta, perché comunque è un caldo cotone e poi è tutto bello sfumatello. E questo è il punto dente di leone. Questo ti piace? Boh, non si capisce ancora. Perché ce n'è pochino, però sono andata bene, sono andata avanti, dai. Quindi questo è un work in progress. Lo scialle di Antonio che è si acquista su Ravelry. Poi la cosa nuova, che adesso metteremo il link di questo, c'è un canale YouTube qui sul di una che è Fiber Art, si chiama, comunque tu lo metterai corretto, che ha postato il suo nuovo scialle che ha fatto. Siamo sempre con il round e sempre col viola. Io adesso sono nel momento viola, È uno scialle a mezzaluna. Lei lo ha fatto in 4 colori. Io adesso vedrò. Il giallo di sicuro ce lo metto, perché mi piace questa cadenza di. Quindi guardate che bello. È semplicissimo, sono tutte maglie alte. Maglie alte prese davanti, prese dietro, e questi sono dei punti V, quindi niente di che. Gli aumenti si fanno all'inizio e alla fine, e il giro d'aumenti praticamente è quando noi ricominciamo con il giro di punti alti sopra i punti V. Quindi questo è uno scialle, diventerà uno scialle a mezzaluna bello grande. Quindi appena sono andata avanti ancora ve lo farò vedere. Questo è quello nuovo, progetto nuovo. Va bene? Sì. Bene. Allora, vi salutiamo. Vi ringraziamo sempre tanto. Lasciateci un qualche commento sotto. Io non vi sto a dire la campanella, iscrivetevi e questo e quell'altro, perché tanto fate quello che volete. Però qualche commento a noi ci piace. Heidi? Sì. E se volete fare l'asta con Heidi, prendetela in giro così. Ciao!